Ragazze, ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo video, ma prima di iniziare, come sempre, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale e attivare la campanella. E giù nell'info box, come sempre, troverete tutti i link dei miei social, come Instagram, che sono sempre Fortuna Facial Makeup, ma come sempre troverete tutti i riferimenti giù nell'info box inerenti a questo video. Questo video in collaborazione con la mia dolcissima amica Michela. Ti mando un grande bacio tesoro del canale Michela P. Ovviamente vi lascio giù nell'info box il link del suo canale, che mi raccomando di iscrivervi. Oggi vi facciamo il video dei nostri beauty e make up finiti del periodo, quindi direi di iniziare. Dunque, ovviamente i prodotti make up ve li faccio vedere alla fine, anche se non sono tanti, però c'è qualcosina. Allora, inizio a farvi vedere il sapone per le mani igienizzante della Mary Lou, questo qui. Sapete che io lo acquisto sempre, perché appunto è ottimo sia per quanto riguarda il fattore dell'igienizzante, ma soprattutto perché fa una bella schiuma ed è veramente buonissimo. Poi, spazzolino della pasta del capitano. Poi ho finito due confezioni degli assorbenti Lines Seta Ultra, questi qua. Poi ho finito una confezione di cotton fioc. Poi, per quanto riguarda l'igiene intima, ho finito l'intimo fresco della Venus all'estratto di menta ad azione antibatterica, ottimo, veramente, mi piace tantissimo la profumazione e poi è veramente molto molto delicato e ve lo consiglio. Poi, per quanto riguarda il colluttorio, abbiamo finito questo colluttorio della Gingerbread. Sapete che lo acquistiamo spessissimo e ovviamente per chi ci piace tantissimo. Poi abbiamo finito un altro sapone igienizzante per le mani, questa volta della marca Anpa, è la prima volta che lo acquistavamo. Diciamo che fra i due ho preferito comunque sempre il Mary Lou che vi ho fatto vedere prima, infatti penso che ritorneremo a ricomprare quello. Quando ci si trova bene con un prodotto, diciamo che poi è difficile che poi ci si trovi bene con un altro prodotto che magari abbia la stessa funzione. Poi dentifricio pasta del, no, questo è AZ multi protezione, questo qui. Poi altro colluttorio, questa volta è della pasta del capitano, questo è per avere i denti più bianchi. Altre tre confezioni di assorbenti, i soliti che io prendo sempre. Poi un altro spazzolino, questa volta è della linea Goom Sunstar, questo qua, e un altro dentifricio AZ. Poi altro colluttorio, sempre pasta del capitano, questo qui, ottimo, mi piace veramente tantissimo, soprattutto la profumazione. Poi bagno schiuma Neutromed Relax con lavanda e patchouli, questo è un bagno doccia veramente buonissimo, era la prima volta che lo acquistavamo, è veramente buono. Oltre ad avere questa grande profumazione molto persistente sulla pelle, ha anche la morbidezza che appunto rilascia sulla pelle dopo appunto fatto il bagno, comunque la doccia. È veramente stra buono e poi sapete che io adoro la lavanda, per cui non poteva che non piacermi. Poi finito l'intimo store d'amore di Faberlic, eccolo qua,
Già vi ho detto in passato cosa ne pensavo di questo prodotto, mi è piaciuto per la tipologia di prodotto, però dato la sua quantità, non lo ricomprerei. Poi un altro colluttorio sempre della Gengmed, buonissimo. Poi un altro bagno doccia. Questo è all'oliva biologico della New Age. Era la prima volta che lo compravamo. Non so se lo conoscete. Allora, che dirvi? Una profumazione che non mi fa pensare all'olivo. Anzi, molto molto buono, molto delicato. Di solito l'olio d'oliva è pesante, poi ovviamente dipende dal tipo di olio d'oliva. Ma in questo caso devo dire che non è per nulla fastidioso, pesante, anzi è molto bello da sentire. Non è testato sugli animali, è senza allergeni ed è senza siliconi. È un prodotto ottimo, tra l'altro la plastica è una plastica riciclabile ed è al 100% appunto riciclabile, quindi veramente ottimo, così salvaguardiamo anche il nostro pianeta. Un altro detergente intimo, sempre della Faberlic, che già vi ho detto ampiamente di quello che penso. Mio marito ha finito, anche mio figlio ovviamente, la schiuma da barba, questo qua della Pro Raso, rinfrescante con olio di eucalipto e mentolo, molto 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 buono devo dire, mi piace tantissimo la profumazione e mi piace anche come gli rilascia loro la pelle dopo che si sono fatti la barba, è molto, la pelle rimane molto morbida e profumatissima, devo dire, veramente stra 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 buono. Adesso stanno utilizzando un altro prodotto che se non mi sbaglio è quello AXA. Non vorrei dire baggianate, però mi sembra che sia quello ed è anche quello super buono, sia come profumazione che per quanto riguarda di come rilascia la pelle, quindi non rilascia la pelle arrossata, secca, veramente ottimo, come anche questo. Poi mio marito ha finito della linea Uomo questo gel doccia rinfrescante della linea nazionale italiana. Eccolo qua, ottimo, sia come profumazione che per quanto riguarda proprio come prodotto in sé per sé. Gli è piaciuto veramente tanto e anzi mi ha detto proprio di farvelo appunto sapere. Ed è freschezza glaciale, quindi veramente come profumazione siamo proprio ai grandi livelli perché è veramente super buona. Poi passiamo alle salviettine. Ho finito queste delle salviettine della Sien che trovate a Lidl, le adoro. Queste sono senza profumo, sono quelle per pelli sensibili, ma io mi trovo bene anche con l'altra tipologia, quella con l'etichetta blu. E infatti ultimamente ne feci anche scorta e mi sono trovata sempre bene fin dal primo utilizzo. Mi piacciono tantissimo perché tra l'altro se le allargate si possono appunto utilizzare per tutto il viso, struccano benissimo e ve le consiglio tantissimo. Poi ho finito due confezioni di fiale della Faberlic, eccole qua, che sono praticamente in concentrato contro la caduta dei capelli entrambi. Veramente ottimi, ottime fiale queste qua, mi sono trovata bene fin dal primo utilizzo, ve ne ho parlato già in passato. E mi hanno aiutata veramente tantissimo nel periodo invernale. E che dirvi, io ve le consiglio se cercate un prodotto che appunto vi aiuti per la caduta dei capelli. Poi ho terminato per il viso questo detergente viso della linea Oxylogy.
sempre della Faberlic, eccolo qua. Praticamente era un detergente viso con lo scrub all'interno, quindi all'interno aveva questi microgranuli che vi aiutava non solo a pulire il viso, ma vi faceva come anche uno scrub molto delicato, devo dire che subito si risciacquava, non rilasciava con nessun tipo di granuli sul viso, e molto delicato, e devo dire che mi è piaciuto come prodotto, mi è abbastanza piaciuto. Poi, ho dovuto cestinare un po' di prodotti appunto di Faberlic per quanto riguarda il viso, perché praticamente ho cestinato la crema viso della linea Vario, come anche il siero, anche se vabbè l'ho anche quasi bello che è terminato, perché comunque era venuto un periodo di tempo, come anche quest'altro prodotto sempre della Oxylogy, tutti e tre quindi di Faberlic, che mi stava iniziando a farmi screpolare il viso, per l'esattezza il contorno labbra, tutta questa zona qua, quindi dalla zona T e tutta la linea, diciamo intorno, non il contorno proprio delle labbra, ma proprio da questo lato qua fin qua, e quindi tutto questo lato qua e quest'altro lato qua avevo sempre la pelle screpolata. Infatti poi una volta che non li ho più riutilizzati non mi è successo più, quindi molto probabilmente sicuramente saranno stati questi prodotti qua, purtroppo, perché appunto poi mi sono trovata bene con quello che sto utilizzando, la crema viso mattificante della L'Oreal, che poi ve ne parlerò in un prossimo video. Poi un altro prodotto che ho finito sono gli integratori della linea e Formula Plus. Sapete che io, se mi seguite lo sapete, che io le compro sempre, adesso ne sto utilizzando un altro flaccone. Queste sono con MSM, che sono appunto integratori alimentari di aminoacidi solforati, estratti vegetali, vitamine e minerali. Sono 60 tavolette da prendere una pranzo e una cena, prima del pranzo e prima della cena. Io mi sono trovata bene fin dal primo utilizzo, da quando le ho scoperte. E aiutano tantissimo per il nutrimento appunto per i capelli, ma anche per le unghie. Io ho avuto un grande riscontro per quanto riguarda i capelli, per cui sto continuando a utilizzare. Sono quegli integratori che si prendono comunque 3 mesi sì e 3 mesi no, e io adesso sono nella fase, nel secondo ciclo, e insomma le adoro, le amo. Poi devo cestinare questa maschera. Questa è una maschera tipo peel off della linea del brand Elizabeth, se non mi sbaglio. Sì, Elizabeth. Era una vecchissima collaborazione che io avevo comunque iniziato a utilizzare, e mi stavo trovando super super bene. Ultimamente non la posso più riutilizzare perché mi arrossisce tantissimo il viso. L'avevo comunque non aperta e accantonata, l'avevo aperta nel momento in cui mi occorreva, per cui non è stata deteriorata nel tempo, però mi ha fatto questo risultato nell'ultimo periodo, per cui io la devo cestinare, non la posso utilizzare. Però quando la utilizzavo era un buon prodotto. Evidentemente la mia pelle sta avendo un'evoluzione, un cambiamento, e quindi non sopporta più determinati prodotti. Dovrò cercare qualcosa che faccia magari lo stesso lavoro, però che non mi faccia avere un arrossamento. Anzi, se avete qualche prodotto che mi potete consigliare, me lo scrivete giù nei commenti. Poi vi faccio vedere la maschera della Faberlic, questa della linea Expert Ever Strong, questa qui che ho appunto terminata. Mi è strapiaciuta, come mi strapiace lo shampoo, ma un po' tutta la linea di questa acqua verde. È una delle mie preferite, e ha un'ottima profumazione, anche questa districa benissimo i capelli, li fa setosi, liscissimi, veramente buonissima. Per me è uno dei prodotti top di Faberlic. Poi
Ho finito le ampolle, che vabbè, ne ho queste qua della Pantene che già ho ricomprato. Ve ne faccio vedere una sola perché le altre praticamente le ho buttate. Ne ho rimasta una appunto per farvi vedere come si presentano. Le trovate ovunque, anche su Amazon. Io lì le ho acquistate in un kit. Infatti le ho già riprese perché mi strapiacciono, mi stratrovo benissimo. Queste sono le SOS Schutz Rigenera e Protegge ampolle in un minuto. Inizialmente pensavo che fossero delle capsule, delle, non delle capsule, delle fiali, per appunto andare poi a massaggiare il cuoio capelluto. Invece no, è praticamente la maschera fatta in ampolle. Devo dire che sono anche molto comode se si vogliono portare in viaggio, veramente buonissime. Infatti queste poi, se riuscirò ad andare in vacanza, queste sicuramente me le porterò con me perché sono straordinarie. Hanno un'ottima profumazione, un buon risultato, i capelli sono morbidissimi, liscissimi, veramente sembrano piuma. Ottime, straconsiglio, veramente, veramente buonissime. Ho terminato due maschere per il viso in tessuto. Una è di Faberlic, che sapete la mia mania per le maschere, quindi mi piace sempre provare maschere nuove. Questa di Faberlic è una maschera appunto rivitalizzante per il viso, splendore con perle, c'è scritto. Comunque è una maschera molto idratante, è eccessivamente secondo me idratante. Infatti era tantissimo, c'era tantissimo prodotto all'interno, tant'è che gocciolava. Io non amo in modo particolare questo genere di maschera, preferisco quelle imbevute sì con prodotto ma non così esagerato. Quindi come diciamo che come prodotto in sé per sé non mi è dispiaciuto, però era veramente eccessivo come prodotto. Invece questa di Sephora è un'ottima maschera, mi è piaciuta tantissimo. L'altra invece è una maschera di Sephora che mi è strapiaciuta tantissimo. Si presentava divisa, quindi una parte di sopra e una parte di sotto. È una maschera all'argilla, quindi era verde ed era mattificante. Mi è piaciuto tantissimo perché contrariamente a quella, anche se essendo comunque una maschera in argilla, non aveva tantissimo prodotto, quindi che gocciolava, però l'ho preferita tantissimo. Risulta la pelle molto delicata, molto liscia, devo dire. Mi è piaciuto veramente tanto, solo che per il momento l'ho cercata comunque sul sito, ma non lo riesco più a trovare. Probabilmente avranno cambiato proprio la confezione, però come prodotto mi è strapiaciuta veramente tantissimo. Poi, appunto, un'altra ampolla del Pantene, appunto la maschera per quanto riguarda i capelli. Poi, mascara Flormar, questo era quello 3 in 1 che l'ho dovuto cestinare perché prendeva troppo prodotto, non mi piace lo scovolino, il prodotto che prendeva appunto si raggruppava tutto sulla punta dello scovolino. Qui come vedete porta 1, 2, 3, però sinceramente non ho trovato differenza tra il primo, il secondo e il terzo. Poi tra l'altro lo scovolino è in silicone che io non sopporto. E che dirvi? Non ho trovato differenza tra la prima, diciamo, tra l'1, il 2 e il 3. Quindi no, non mi è piaciuto, l'ho cestinato perché non infoltisce, non ha quel bel nero intenso, non le allunga. No, no, non mi è piaciuto affatto. Poi ho finito il fondotinta della Makeup Revolution nella colorazione F2, che se mi avete visto il video per quanto riguarda il vlog, che tra l'altro a breve penso di farne un altro, quindi mi raccomando, seguitemi. E appunto questo qui che porta lo scovolino fatto così. Ecco, magari è usciso anche un altro po', però io appunto l'ho ricomprato perché mi è piaciuto veramente tantissimo.
adatto come colorazione nel periodo invernale, devo dire la verità. Infatti, io l'ho preso per tenermelo comunque per scorta, non perché comunque mi mancava, però mi trovavo nei paraggi e quindi l'ho ripreso. Molto, molto buono e ve lo consiglio. Devo cestinare questa matita della Kiko di un po' di tempo fa, duple face, diciamo così, doppio colore. Peccato perché mi piaceva tantissimo l'accostamento di questi due colori, perché è diventata durissima, quindi ho difficoltà nell'andare a stendere sull'occhio, comunque all'interno occhio, poi non ne parliamo. È durissima e fa male, quindi l'ho dovuta cestinare. E poi ho finito questo asciugasmalto istantaneo con contagocce. Questo lo avevo da un po' di tempo ed è questo qui praticamente, non so se lo fanno ancora, ce l'avevo veramente tantissimo, da tantissimo tempo, infatti non è finito, però lo cestino perché comunque non lo uso e poi ce l'ho da tanto tempo, quindi no. Poi mio marito, anzi no, io, stavolta io, vai, ho finito un campioncino Tresor, del profumo Tresor, che adoro, è strabuono. E poi un po' di campioncini per quanto riguarda Sephora, quindi creme per appunto per il corpo, sono tutti uguali, ve ne faccio vedere una in particolare, ed è questa qui, praticamente, sì, sono tutte uguali. Ah no, poi c'è anche questa Collistar e poi il resto si sono tutte Sephora, tutte queste qua della Sephora. Bene ragazzi, io ho terminato, spero che il mio video vi abbia fatto comunque un po' di compagnia. Ringrazio la mia dolcissima amica Michela, ti mando un grande bacio tesoro, lo sai bene che ti voglio. E grazie per questa collaborazione. Giugno Infobox, vi ricordo di andare perché troverete tutti i link per quanto riguarda il mio Instagram, ma ovviamente il canale di Michela, mi raccomando, andate a iscrivervi, andate a guardare il suo video e lasciate tanti 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 like. E grazie per aver visto questo video e fatemi sapere voi che cosa avete terminato in questo periodo. Io vi mando un grande bacio e noi, se volete, ci vediamo alla prossima volta. Ciao ragazze.